Undicesima edizione del Festival di Educa. Migliaia di genitori, insegnanti, educatori, ma anche di giovani e di bambini per discutere insieme gli effetti della pandemia sull'educazione. Insieme, con uno sguardo al futuro, abbiamo in questi 4 giorni sentito esperti parlare di temi estremamente importanti per tutti noi. Covid-19 tenderà ad aumentare la povertà. E allora, questo noi già lo sappiamo, e allora da questo punto di vista noi dobbiamo già essere pronti. Non si può aspettare la scuola elementare, neanche la scuola dell'infanzia, per cercare di contrastare le disuguaglianze nello sviluppo dei bambini e ragazzi. E poi la scuola questo deve fare, cioè deve aprire le prospettive e dare fiducia ai singoli del dire che ha senso il loro sperare. Del territorio come campo di esperienza continua. Allora lì probabilmente possiamo rigenerare l'umano, possiamo rigenerare la scuola. Vedo un'innovazione di tipo olistico, che è di tipo relazionale, di tipo sociale, di tipo tecnologico. E tutto questo, il primo allenamento, avviene all'interno della scuola. Si può fare una didattica che funzioni a distanza. È chiaro che bisogna ripensare, rimodulare completamente il modo con cui si insegna. La pandemia ha accelerato sicuramente molti processi trasformativi e l'educazione e la scuola non sono stati in qualche modo immuni, no? Da questa accelerazione. In quei luoghi, come dicevo prima, molti lavori su scala internazionale, oltre che nazionale, ci raccontano che si impara tutto quello che è interno ai curricoli scolastici. Le nuove forme di comunicazione che sono esplose anche durante questo lockdown hanno portato alla luce quello che comunque la persona umana, in questo caso l'adolescente, è in grado di fare. Molti di noi sono riusciti a dimostrare che nonostante le difficoltà, magari anche non avendo tanti computer, non avendo una rete forte, sono comunque riusciti a dimostrare a tutti i professori che noi ci teniamo all'educazione, ci teniamo a diventare delle persone istruite per magari fare un cambiamento nel mondo futuro. Più diciamo, la famiglia è stata coinvolta nelle attività della scuola, più le distonie sono aumentate. Ciò non vuol dire che la famiglia non debba essere tenuta assolutamente fuori, però è anche vero che tutti i conflitti tra scuola e famiglia nascono proprio un po' anche sulla pelle dei ragazzi. Io sono convinta che il lockdown è stato un evento stressante e pesante per tutti noi, ma vorrei rivalutare anche quel tempo in cui comunque si sta assieme in famiglia. Quando poca famiglia fa male, secondo me sempre poca famiglia fa male, nel senso che comunque la famiglia deve restare un luogo di sicurezza da cui potersi allontanare.